Questa terra rossa ci sta facendo bellissimi scherzi. Ci sono anche dei piccoli salar che si alternano. È una zona bellissima questa. Domanda: ma qualcuno di voi ha visto mai una cosa del genere? Qualcuno di voi è passato mai su questa strada? Fatecelo sapere nei commenti. Fateci compagnia nei commenti. Che spettacolo! La strada che si inerpica tra le montagne è bellissimo da vedere. Salutiamo il nostro Tugurio. Come stai questa mattina? Siamo un po' rifocillati, siamo un po' preoccupati, però un pochino. Però adesso siamo alla ricerca di un posticino dove poter fare colazione. Abbiamo assolutamente bisogno di zuccheri, quindi esperiamo. Avevamo il bagno in comune, moto già carica, ho trasferito la benzina dalle taniche al serbatoio. Adesso abbiamo quasi metà serbatoio, ma oggi dobbiamo fare circa 200 km. Quindi dopo fatta colazione proviamo a chiedere, perché in teoria si dovrebbe trovare, tra virgolette, un benzinaio. Mi sentite già con il fiatone, perché qua siamo a 3500 metri. In teoria questa notte ci sono stati 0 gradi. Il posticino dove avevamo visto per fare colazione è quello dove si è fermato Francesco. Ho visto uscire un signore con del pane, quindi sta aperto. Dos e dos. Sta in vista per la scuola. Sì, quella. 8:30. 8:30 in vista. Quando empezó? Lunes? La escuela? No, acá está. En mayo ya termina acá. ¿Ah, sí? Ajá. Y comienzan recién por el invierno. Le paste le abbiamo belle calde. Ora proviamo al comedor in fondo per vedere se ci danno un caffettozzo bello potente. 4 paste, quanto l'hai pagato? 1200 peso. 25 centesimi a pasta. I love panaderia in Argentina. Il ciclo è scuola. Buona scuola. Con Sara ancora non ci capacitiamo come vive la gente a casa. Praticamente il pueblo finisce qua e inizia là in fondo. A grandi linee dovrebbero essere 300 persone, però è molto più animato perché ci sono tantissimi operai che lavorano alle miniere. Il caffè sembra che l'abbiamo trovato, però vi faccio vedere una cosa. Guardate la tranquillità dei perro, addirittura appoggia la cabeza sul marciapiede. E questa è la situazione intorno. Fortunatamente il cielo è sereno, altrimenti qua con la giuvia percorrere la ruta è veramente impossibile. La Tenerona è bella impolverata. Ieri in una salita ho preso una buca importante, ho sentito un colpo e si è piegato il cavalletto centrale. Ora quando tolgo il cavalletto batte qua sul forcellone. Quindi bisogna smontarlo e in qualche maniera raddrizzarlo. Quando arriveremo a Salta, se mai ce la faremo, già conosco un tagliere dove l'anno scorso mi sono appoggiato per fare un mini tagliando alla Tenerona. È una persona squisita, mi piace tantissimo come lavora, quindi proverò a sistemare il cavalletto centrale. Al tempo stesso ho un contatto sui fili del freno anteriore. Non funziona bene lo stop quando pinzo il freno anteriore, quindi cercherò di sistemare anche questo. Comunque siamo arrivati quasi a 10.000 km, quindi devo cambiare l'olio, cambierò anche il filtro dell'olio. Ora cerchiamo di toglierci questo fardello della ruta che dobbiamo percorrere. Sono circa 200 km, ma ci hanno detto che non sono ben messi, perché nei giorni passati ha piovuto molto e la macchina che pulisce la strada ancora non è passata. Sara è tornata con il caffesito. Avemus papam. Il caffè ce l'abbiamo, le paste ce l'abbiamo, facciamo colazione. Con questo contesto. E il perro che ci fa compagnia. Mentre il ragazzo ci preparava caffè con lecce, la ragazza preparava la zucchero e il capo cuoco diceva: questo non può bastare. E la ragazza era un po' scocciata, poi mi ha guardato e mi ha detto: ne metto ancora? No, va bene. Si è girata con la rivincita, vedi che bastava. Sì, ma qua non è glicemia a 1000. Tavolo inerte improvvisato, addirittura sta arrivando anche il gatto. Rifocillati, sono le 9 esatte di mattina, dopo una bellissima chiacchierata con un grandissimo cicloviaggiatore. È sempre un piacere parlare con chi ha anche più esperienza di noi, si imparano tantissime cose. Sei pronta per fare un viaggio in bici?
Non lo so. La moto non la maneca, non la guida, però la bici sì, quindi possiamo cambiare mezzo e passare a due biciclette. Ci vuole un po' d'allenamento, però mi piacerebbe provare. Per me tanto rispetto per questi ragazzi, anche perché pedalare è una mia grande passione, ma farlo a 3.500, 4.000, 4.500 è veramente complicato. Come è complicato anche guidare una moto con bagagli e passeggero, però non stiamo qua a lamentarci, ma siamo per goderci il panorama, per farlo godere anche a voi. Ci stiamo dirigendo all'angolo della città, dove c'è una vecchia ferrovia dismessa e dove ci dovrebbe essere una signora che vende combustibile. È la vecchia ferrovia dismessa che serviva per trasportare il materiale delle miniere. Ci deve essere sì un altro passaggio. Qui è basso, qui davanti. Hanno indicato questo almacen per chiedere combustibile. Forse abbiamo trovato, ovviamente non è un distributore di benzina, è qualcosa un po' a mio cugino. Il locale è un almacen. La signora ci è andata a prendere 5 litri di benzina. Despacio, despacio. Despacio. Questo è un imbuto per i camion, ovviamente. Io la qualità di questa benzina non oso immaginarla, però a Tenerona adesso può fare questo e altro. Grazie. La parte finale era meglio non la vedevo. Dai miei calcoli in teoria sarebbe bastata la benzina che abbiamo, però da qui a San Antonio per 200 km non c'è nulla. E se troviamo tanta arena, troviamo la strada molto dissestata, significa far tanti chilometri in prima e ovviamente a 3.500-4.000 metri consuma anche di più, quindi non volevo proprio arrivare al limite. Alla fine abbiamo messo solo 4 litri. Da quello che dici, dato che è mescolata con l'altra, anche fosse sporca, non è poi così grave, giusto? Da qua capite che proprio Sara non ne capisce nada. Il problema è che quando è sporca poi rimane sotto, fa la posa, come si dice, nel serbatoio, non va bene. Sì, ma poi non si può pulire. Sì, bisogna smontare il serbatoio, bisogna smontare la pompa della benzina, eccetera eccetera. Quindi non hai soluzione. La soluzione c'è sempre, ma cerchiamo di evitare certe cose. È o non è il vecchio Far West? Ieri nostro nipote Edoardo ha paragonato la cittadina di Antofagia, guardandola su Google, dato che noi gli avevamo mandato la posizione, a Radiator Spring di Cars. Questo è l'unico passaggio per andare dall'Almacén al deserto. Costruzioni un po' più nuove, presumo che questa sia una scuola. Appena fuori da Tolar Grande, vigogne che se la spassano in questo territorio sterminato. Ed ecco la Tolar Grande. La scritta Tolar Grande, come fossimo in una grande metropoli. Salar de Positos 84 km, San Antonio de los Cores 190 e Salta 357. E ci ricordano che siamo nella Puna. Ed ora ragazzi iniziamo a farci un po' di muscoli sulle braccia, sulle spalle e speriamo che la ruta non peggiori tantissimo. E quando attraverseremo il Salar de Positos ci dovrebbe essere un pequeño pueblito per poter mangiare qualcosa e nell'eventualità potersi fermare anche a dormire, ma parliamo di tre case di numero. Io onestamente, se la situazione non peggiora, procedo abbastanza tranquillamente e anche in sicurezza. Poi ovviamente il pizzico di fortuna ci deve sempre stare. Qui ragazzi si fa più importante la quantità di sabbia. Qui è diverso già, perché inizia a superare quel limite di sicurezza. La
cosa bella che chiede agli argentini. Ma c'è la sabbia? No, non c'è. Mucha piedra. Hanno un concetto di sabbia discutibile. Non avendo visto quella del mare, chiaramente sono gli argentini che abitano qua, non i ragazzi argentini che invece ci dicevano c'è moltissima sabbia. Ci sarebbe da andare forse a destra, però devo passare sopra tanta sabbia, quindi procedo qua. Tanto abbiamo la strada tutta per noi, come potete vedere il traffico. Siamo in tangenziale a Milano nell'ora di punta. Un pensiero che mi frulla in testa, non oso pensare cosa proverò quando riprenderemo l'asfalto. Con la giornata di oggi saranno 500 km di strade veramente messe male. Queste sono le auto che si incontrano, praticamente sono tutti operai delle miniere e ovviamente vanno tutti con i pick up 4x4 e ovviamente loro la polvere non la mangiano, mentre noi la tenerona sì. Si inizia a salire, come pensavamo la sabbia è diminuita. Una cosa che non riusciamo a condividere, la polvere che si è alzata sembrava quasi avesse un odore ferroso. Sì, era un odore completamente diverso rispetto alla polvere che possiamo respirare nelle strade sterrate europee. Questa, dice Francesco, è la ferrovia del tren de las nubes. Guardate la strada che serpeggia nel salire e siamo già a 4020 metri. E l'altitudine ci permette di godere di tutto questo. Qua di colpo il panorama si è aperto tantissimo e guardate sulla sinistra. Incredibile, è un connubio di colori pastello su un contesto marziano. Scrivetelo voi nei commenti quello che è, perché io non trovo le parole. Ecco, questo è quando ci dicono che la pioggia fa questo casino, che poi passano le auto, si trasforma in sabbia. Quindi lo stato della strada cambia tantissimo in relazione al meteo. Questa terra rossa ci sta facendo bellissimi scherzi. Ci sono anche dei piccoli salar che si alternano. È una zona bellissima questa. Domanda: ma qualcuno di voi ha visto mai una cosa del genere? Qualcuno di voi è passato mai su questa strada? Fatecelo sapere nei commenti. Fateci compagnia nei commenti. Che spettacolo. La strada che si inerpica tra le montagne è bellissimo da vedere. Eravamo sì pronti a una strada bella, ma non così maestosa. Siamo finiti dentro al canyon. Dove siamo? Dove siamo? Questa montagna di fronte a noi sembra addirittura ricamata. Monumenti naturali alla nostra destra. Ancora dobbiamo spiegarci cosa possano mangiare le vigogne qui in mezzo. Facciamo vedere in diretta anche i lavori di manutenzione della carreggiata. Prima passano con una botte dell'acqua per inumidire il terreno. Quando ci sono i lavori, per nosotros, tipo qua, qua è complicata. Cioè, quando fanno i lavori per le auto, per i camion, le cose migliorano, per la moto invece la situazione peggiora. Non credo che vedano così tanti motociclisti o comunque motociclisti così pesados. Penso che questo rettilineo ce lo ricorderemo per bene, perché non finisce più. Strada quasi perfettamente pulita in mezzo al salar, un po' come era successo ieri in mezzo al salar de Arisaro. Perché il salar è compatto e di conseguenza anche la strada che lo attraversa è compatta. Ormai possiamo andare a lavorare con chi mantiene la strada in Argentina. E dopo quasi 90 km
un miraggio in lontananza, perché c'è il primo e l'unico pueblito che si trova in mezzo tra il Tola Grande e San Antonio de los Cobres. Per noi è fondamentale perché ci fermeremo a mangiare qualcosa in quanto è 1:30. Siamo in pieno Salar de Positos, ovviamente sulla Puna. Addirittura addosso per farti rallentare. Sì, perché già nel cartello bisogna mantenere 25 km orari. Vediamo dove se puede comer. Puesto sanitario, c'è una chiesa in costruzione, centro vecinal. Che posti! Ci fermiamo qui a mangiare Planeta Puna. Alla fine forse qualcosa abbiamo rimediato. Guardate che roba, lasagne! Incluse nel menù due porzioni di frutta. Io quasi sto pensando di fermarmi qua per la notte, perché da qui abbiamo ancora 110 km e sono un po' stanchino. Addirittura nel menù era compreso anche la sopa. Quindi zuppa, lasagna e macedonia, circa 7 euro. Questo è il risultato. Se doveste passare da queste parti, a Positos. Lo so che è un po' fuori mano. Venite qua perché rapporto qualità-prezzo è eccezionale. Ora 108 km, sempre ripio, speriamo che sia messo bene e forse, facciamo tutti scongiuri, ci siamo tolti la parte più complicata che vi abbiamo detto nella diretta. Speriamo. Non mi nego che sono un po' preoccupato per questi 108 km, però l'importante è che vada tutto bene, che arriveremo prima del calare del sole. A proposito ragazzi, se il contenuto vi dovesse piacere, se vi piace quello che stiamo facendo e volete in un certo senso darci una mano, mettete il mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ve lo diciamo spesso ragazzi, ma per noi è fondamentale. L'infinito! E comunque questa immensità che vi stiamo mostrando, nonché Planet Puma, che non dovete dimenticare, lo trovate a poco meno di 3750 metri sul livello del mare. Respirate, muovetevi con calma, ce la facciamo. E a 4000 metri un campo sterminato di pannelli solari, che è un po' deturpare questo immenso paesaggio incontaminato, però è anche un cercare di renderlo produttivo, perché a queste altitudini il sole è davvero davvero forte, può fare la differenza e può produrre tanta tanta energia. Sorvegliata dalla cima innevata, Ola Capato sorge a un'altitudine di 4050 metri. San Antonio de los Cobres, 48 km. Ragazzi, ci sembra di non arrivare mai. E ora scrivete nei commenti chi vorrebbe guidare in questo momento la Tenerona dopo circa 7 ore di viaggio a 4130 metri, con un fondo ragazzi pazzesco. Proprio in questo momento, vuoi sicuramente per il radiatore intasato, vuoi per l'altitudine, vuoi per il vento che abbiamo dietro, la ventola non riesce più a raffreddare la moto e la temperatura è salita a 108, sono 15 minuti che la ventola è sempre accesa, 109, se arriva a 110 mi fermo, la faccio raffreddare perché ne ha passate veramente troppe e non voglio esagerare. Stiamo andando anche continuamente in salita, sicuramente alla camera non si vede. 110, dai, fermiamoci, ci riposiamo anche noi. Quando è ferma, piano piano riesce a scendere. 108, guardate il frattempo la polvere alzata al vento. 107, 106. Con pochissima temperatura è arrivata a 91 gradi. Vediamo per curiosità quanto arriva questo passo. 4400 metri ora. Tolondulé incredibili ragazzi. Comunque si sale ancora. Siamo al Ciorrillo, 4560. Da qui inevitabilmente dobbiamo scendere. Ma guardate che panorama. Questo passaggio della ferrovia qui sotto si riferisce chiaramente al tren de las nubes, che passa anche per San Antonio de los Cobres. Ecco dove sbuca e dove va a finire. Curvone sconnesso. Gli ultimi 20 km sono letteralmente una prova di forza per le sospensioni della Tenerona, dei cuscinetti, del cardano, eccetera, eccetera. Oddio, amore. No, qui non va bene. Un'auto precipitata, pauroso. Mamma mia. Mamma mia. Bellissimo. Uno degli ultimi tornanti. Siamo arrivati a valle quasi e come sempre a valle si incontra la sabbia. San Antonio, 18 km. L'Eden questo.
la chiesa. Ciao ragazzi, un'altra considerazione che facevamo con Sara: siamo a 9 km da San Antonio e se guardiamo il contesto intorno ci sembra di essere a 200 km da un paesino. Guardate che ruta. Siamo tornati sulla ruta leggendaria. È la ruta 40. Non crediamo ai nostri occhi. San Antonio de los Cobres, 3775 Puna. Ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, non ci credo veramente. Cioè, se penso a quello che abbiamo fatto negli ultimi 3 giorni, senza pensare magari alla settimana prima, ma gli ultimi 3 giorni sono stati veramente fuori di testa. Guardate qua la pioggia dei giorni scorsi. Che vedo? Pensavo all'asfalto e cemento. Sono 500 km che non camminiamo su una superficie liscia. 500 km. Siamo un po' folli, siamo un po' scemi. Potete dire quello che volete, però è bellissimo. Sembra tenere una come va via liscia nonostante tutto. Però magari ragazzi fateci sapere se quello che avete visto fin qui è valsa la pena. Bienvenidos a San Antonio de los Cobres. Non ci credo ancora. Che posti ragazzi, siamo quasi a 3008. Arrivati ragazzi, arrivati! Oh mamma mia, avanti! Oggettivamente facciamo ancora fatica a credere quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto la strada, penso, tra le più sperdute al mondo, 500 km di ripio, con una moto da 500 ed oltre chili, in luoghi dove... Ragazzi, è bellissimo. È bellissimo. L'avevo studiato da casa, l'avevo pianificato, però qua le cose cambiano di giorno in giorno, quindi stai sempre con l'ansia. Attenzione, abbiamo scelto il miglior hotel di San Antonio de los Cobres solo per avere il wifi, per poter caricare dei video, perché ci fermeremo qua 3 giorni, forse anche 4, vediamo in base al lavoro come procede. Abbiamo chiesto alla reception, mi hanno confermato che con calma ma riuscirete a caricare dei video, quindi ragazzi le nostre spese stanno sulle vostre spalle. Ovviamente siamo sempre in Argentina, per quanto siamo su un posto sperduto parliamo sempre di 50-52 euro, una cosa del genere, compresa la colazione, quindi non è una cifra importantissima, mettiamola in questa maniera. Per noi è importante perché dobbiamo assolutamente lavorare, dobbiamo tornare in carreggiata. Ve l'avevamo anticipato sulla diretta e avevamo un'ansia enorme perché, ripeto, io non so se una super tenere ha fatto mai questo tragitto, ma non so se nel mondo qualcuno ha fatto questo tragitto con una moto così carica in 2 persone. Se voi lo conoscete, scrivetelo nei commenti, se magari siete uno di voi che sta guardando il video, scrivetelo nei commenti perché vi voglio conoscere, vi devo dare la mano, devo condividere tutti i sacrifici fatti e tutte le gioie e tutti i dolori. È una grande emozione per noi, veramente una grande emozione. Adesso ci rimettiamo in carreggiata anche fisicamente, facciamo una bella doccia. 3 giorni che non facciamo una doccia. Ragazzi, la struttura di ieri era abbastanza difficile e quindi abbiamo preferito soprassedere. Detto tutto questo, i complimenti vanno assolutamente a questa moto qua. Ve la faccio vedere nel dettaglio. Quello che ha subito questa moto è qualcosa di... Non so se fanno più moto come queste. Ovviamente c'è un pochino di polvere. Poi domani con calma la controllo. Voglio vedere se c'è qualche perdita d'olio. Devo vedere un attimo il cavalletto perché ho preso una buca importante, ha toccato sotto. Sento qualcosa sul cupolino che vibra un po', però nulla di preoccupante. Per il resto, ragazzi, che dire? È una grandissima moto, veramente. Come non ci sono più le donne di una volta, non ci sono più le moto di una volta. Numero uno. Io sono demolito, le spalle, le braccia, sono demolito veramente, però al tempo stesso strafelice perché non era scontato che sarebbe andata bene, anche se le tappe le avevamo studiate bene. E come sempre chiediamo ai locali, che è la cosa più importante, chiediamo sempre aggiornamenti, però avevamo anche messo in conto di poter tornare indietro, quando in realtà abbiamo iniziato a percorrere mucha ruta, molta strada, è diventato anche difficile il pensiero di poter tornare indietro e di rifare tutto
tutto il ripio che avevamo fatto. Ieri sera quando siamo arrivati, che ci hanno dato la notizia, la strada per San Antonio è bruttissima, è in condizioni orribili perché ha piovuto, è stata una pugnalata, perché era l'ultima tappa del giro più difficile. Il ripio continua in realtà, però fin qua era la parte più difficile. Sì, perché per quello che abbiamo in mente abbiamo ulteriori 150 km di ripio e vorremmo passare sul passo più alto della ruta 40, che sono quasi 5.000 metri, ma anche qua bisogna chiedere, perché in quel caso dovremmo fare 4 uguali e tutto dipende dal meteo. Se piove i uguali diventano importanti e ovviamente la strada viene chiusa, non si può fare. Quindi è tutto un andirivieni, però ora siamo qua, ci fermiamo a lavorare con calma, ci riprendiamo. Ma soprattutto, come ci vedete? Dateci un giudizio. Orribili come la ruta che ci avevano descritto ieri. E comunque un ringraziamento io lo devo anche a queste gomme qua, sono eccezionali. Poi con calma ci facciamo un video pippone dedicato, perché prima devo farci ulteriore strada per capire quanto durano. Guardate nel dettaglio la polvere, povera tenerona, il cruscotto è diventato rosso. Ciao ragazzi e grazie veramente di cuore per tutto il supporto che ci date sotto ogni punto di vista. Grazie veramente. Do what you gotta do.